Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci qua in un nuovo video. Oggi ho cambiato di nuovo postazione, sono nella stanza da letto e proviamo, vediamo come vi piace di più, se nel salone o nella stanza da letto. Anche oggi faremo un video shopping, ma shopping con i saldi, finalmente ce l'ho fatta. Sono andata al centro commerciale, sono andata in un sacco di negozi e ho comprato un sacco di cose con i saldi, quindi sono super contentissima perché ho comprato cose a prezzi bassissimi ma super super stupende. E dai, ok, iniziamo. Partiamo da Bershka. Ho preso due cosine molto molto carine. Prima di tutto questa maglietta qui. Sembrerebbe una semplice canotta, invece è molto particolare. Vedete com'è fatta? È una canotta color bordeaux scura prugna e c'ha questa particolarità delle bretelline qui anche sul seno. Quindi fa questo effetto tipo reggiseno, mi piace un sacco. È stupenda. L'ho presa M perché l'ho vista molto piccola, quindi non volevo una cosa troppo stretta, stenzita, quindi ho preso questa e mi piace un sacco. C'era in tutti i colori, bianca, blu, nera, verde, rossa, fucsia. Quindi se vi piace questo modello, insomma, carino, stava soltanto 5,90€, quindi l'ho presa. Mi sono pentita, forse la devo prendere anche in altri colori, vabbè. Poi sempre da Bershka ho preso questo vestitino molto particolare. Io veramente pensavo che fosse un vestitino a minigonna, invece è a pantaloncino. Io non amo i vestitini a pantaloncino, però questo l'ho preso perché era gonna. Quando sono tornata a casa l'ho misurato perché la fila era immensa e ho pensato vabbè, torno a casa e misuro. Alla fine mi sono accorta che invece era a pantaloncino, però indosso e non era male perché comunque è morbido e largo. L'ho preso XS e l'ho pagato soltanto 12,90€. È insomma un tessuto particolare, vedete, un rosa cipria antico, molto bello, molto molto elegante, magari con delle scarpe nere col tacco. È proprio un vestito elegante, però costa poco, quindi ottimo. Poi mega bottino da H&M. C'erano un sacco di saldi, un sacco di sconti, ho comprato un sacco di cose perché veramente ho trovato tutte cose a prezzi bassissimi. Ho preso due magliette dallo stesso modello di H&M, una è rossa e una è bianca, però costano soltanto 7€, ebbene sì, però sono stupende ragazze, sono morbide e fresche e poi sono particolari, particolarissime perché hanno le bretelline sottili sottili, vedete? E dietro sono incrociate, quindi un po' la schiena un po' scoperta e molto sexy, sulla abbronzatura mi piace un sacco. Bianca, c'erano anche in altri colori, però queste mi piacciono di più. Guardate, molto difficile da far capire però. Vi giuro che è bello l'effetto, io l'ho provata ed erano stupende queste. Poi sempre di H&M, questo sotto consiglio di David, ho preso questo vestitino che costava 13€, è stupendo ragazze, è questo azzurrino jeans denim e praticamente stretto sotto l'attaccatura del seno e poi largo sotto. Cioè, guardate quanto è carino addosso, va proprio aderente, stupendo. Io l'ho preso taglia 32, guardate quanto è carino. È stato un vero combattimento trovare la mia taglia perché era la taglia più piccola del vestito, quindi tutti andavano a cercare quella taglia. Ci siamo presi a capelli, ah, un casino quando ci sono i saldi. Io posso andare il primo giorno dei saldi, quindi immaginatevi che a Mina che c'era il primo giorno dei saldi. Infatti tornerò magari a fine luglio per prendere le ultime offerte, sapete, quei saldi con l'80%, 90%, soprattutto da Zara che è più caro, quindi farò un'altra, andrò a fare un'altra missione saldi per comprare un sacco di cose a prezzi ancora più bassi. E poi ho preso questa camicetta molto semplice, blu notte, 8€ costava, molto molto elegante, di raso, fresca. Infine poi ho preso un pantaloncino, non potevo uscire e non prendere un pantaloncino. Questo pantaloncino costa 9€ e c'erano un sacco di modelli, jeans chiaro, jeans scuro, bianchi. Insomma, io però ce l'ho veramente a bizzeffe i pantaloncini di jeans, quindi ho detto ok, prendo questo verde militare che non avevo. Bellissimo ragazze. Questo è un tessuto tipo cotone, leggero leggero, quindi perfetto in estate, magari quando vai al mare. Poi da Bata ho comprato un paio di scarpe super estive ragazze, scarpe aperte a schiava con un tacco vertiginoso, volete vederle? Ci vedete? Ho preso queste scarpe qui, sono della Converse, vabbè si è capito insomma che non sono scarpe aperte estive. Però sono estive perché sono fresche. Ta-da! Eccole qui ragazze, sono carinissime, io le adoro perché sono bianche e poi hanno la stellina, non so se si vede, verde Tiffany, azzurra Tiffany. Sono morbidissime e comodissime, sono basse ma sono comode. Sotto i pantaloncini io le adoro. Costavano soltanto 27€ ragazze, bene sì, quindi le ho prese al volo perché sono fresche fresche, perfette per l'estate. Poi comunque tornerò magari per comprare delle scarpe aperte, solo che volevo proprio un paio di scarpe da utilizzare ogni giorno, queste mi piacciono un sacco. E poi infine i costumi non potevano mancare,
i miei amati costumi. Io adoro l'estate, adoro il mare, quindi non vedevo l'ora di comprare i costumi. Sono andata da Yamamay ma non c'era la mia taglia. Avevo visto un costume, non so se l'avete visto voi, arancio laminato con tutte quelle righe azzurrine e marroni. Comunque non c'era della mia taglia, era finita. E niente, quindi triste e desolata sono andata in altri due negozi famosissimi di costumi e ho trovato altri costumi. Sono andata da Tezenis e ho preso questi costumi stupendi. Prima di tutto questo blu, questo mi piace un sacco ragazze, è semplicissimo, spezzo di sopra è simile al reggiseno con la coppetta. Questo è il costume che mi piace di più perché comunque sostiene bene il seno, fa una bella forma. Blu, guardate quanto è bello, adoro. E il pezzo di sotto è molto carino perché non è proprio molto piccolo il pezzo di sotto, è tipo mutandona e sostiene pure bene la pancia, quindi piace un sacco. Poi sempre da Tezenis invece ho preso quest'altro costume giallo, ho fatto tipo alla primaria ragazze, ho preso il pezzo di sopra giallo, sempre il modello insomma balconcino reggiseno un po' imbottito, perché è bellissimo questo giallo per risaltare un sacco la bronzatura, io l'adoro, cioè guardate, stupendo il giallo. Il pezzo di sotto ho preso questo qui nero, perché praticamente il pezzo di sotto giallo non è che mi convinceva, ho detto boh, per cambiare faccio un pezzo di sotto di un colore e uno di un altro, e ho preso questo nero semplice, mi piace un sacco. Spero di non sembrare la primaia, però vabbè, tutta gialla, sembravo tipo un ghiacciolo. Ho detto ora mi prendo il pezzo di sopra di un colore e il pezzo di un altro. Volevo prendere il pezzo di sotto bianco, era molto più fine, però alla fine il pezzo di sotto bianco, ma anche il pezzo di sopra, mi vergogno troppo a metterli perché sono trasparenti, e quindi ho optato per questa soluzione. E poi infine Calzedonia, anche da Calzedonia ho trovato un bel costumino, sono felicissima. Ho detto i prezzi, questi qua costavano, sia il giallo che il blu, costavano 12,90 il pezzo di sopra e 9 euro il pezzo di sotto entrambi. Invece da Calzedonia, scusate, sono rimbambita con queste marche di costume, da Calzedonia invece costano un po' in più, però mi piacciono un sacco. L'ho pagato, aspettate un attimo, l'ho pagato il 38 euro sia il pezzo di sopra che il pezzo di sotto. C'era un bello sconto comunque, e praticamente ho preso questo, questa fantasia qua a righe, io amo le righe, c'era sia blu che rosso, però per cambiare insomma ho preso verde militare, guardate quanto è carino, mi piace un sacco. Guardate il pezzo di sotto con i fiocchettini, adoro i fiocchettini sui costumi, e il pezzo di sopra, cioè stupendo. Io penso che metterò sempre al reggiseno perché a tenere i costumi così al collo mi opprimono, però mi piace un sacco anche questo costume, cioè è troppo carino femminile. C'era anche con le righe rosse e con le righe blu. Io fino all'ultimo momento sono stata indecisa tra le rosse e le blu. Il mio fidanzato ha detto prendi le verde, sono un po' più eleganti, un po' più fini, più particolari insomma, quindi ho preso queste per non fare il solito costume alla marinaretta, e mi piacciono un sacco. Questo è tutto ragazzi, questo è stato il mio shopping con i saldi, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like e ci vediamo prossimamente con un altro video shopping con saldi ancora più favolosi. Io vi mando un bacio grande, ciao!